quello di garantire la creazione di quel lavoro pubblico e privato che consenta a ogni persona di poter essere padrone del proprio destino e di guardare al proprio futuro, perché esiste oggi e chi un anno fa ha impedito di parlare al governo in piazza Castello e chi tirava il bullone tra il sì e chi non ha mai capito quali sono le ragioni vere per cui ci si batte per garantire il lavoro e la tutela dei lavoratori. E in ogni caso l'impegno del Comune di Torino e l'impegno del suo sindaco è di tutelare i lavoratori, i cittadini di questa città, tutti, a partire dai più deboli, e di tutelare in primo luogo quello che hanno diritto ad avere i servizi per migliorare la vita propria e della propria famiglia, a partire dalle tante famiglie che hanno bisogno di servizi sociali per i loro figli o per i loro anziani.